buonasera a tutti. Quest'oggi ci troviamo nel cuore di Toronto, precisamente al ristorante Don Alfonso 1890, nato dal genio di Nick Di Donato, CEO di Liberty Entertainment Group. Questo ristorante Don Alfonso nasce a Sorrento, dove ha ottenuto ben 2 stelle Michelin, ovviamente dalla nota guida Michelin. Quest'oggi invece siamo qui per celebrare un altro importantissimo evento, ovvero la vittoria di ben 3 forchette dalla nota guida Made in Italy, il Gambero Rosso. Ma sentiamo cosa ci ha detto lo chef Ernesto Iaccarino, chef di questo storico ristorante. Siamo qui con Ernesto Iaccarino per scoprire un po' quali sono i segreti dietro la sua cucina. Probabilmente la domanda che tutti noi ci stiamo chiedendo è: qual è il tuo segreto per aver dato a Don Alfonso 2 premi così prestigiosi, insomma le stelle Michelin in Italia e le forchette del Gambero Rosso qui a Toronto? Devi essere bravo a motivare i ragazzi, avere le idee chiare su chi può avere potenziale per crescere, partire dalla materia prima, che per noi è la cosa più importante, cioè senza un grande prodotto non puoi fare grande cucina, ma per di più, senza un grande prodotto non fai una cucina che fa bene alle persone. Quindi noi partiamo da un concetto facilissimo, basilare: usiamo le migliori materie prime perché abbiamo rispetto dei nostri ospiti e di noi stessi, che assaggiamo tutti i momenti i piatti che serviamo ai nostri ospiti. Secondo me questa è una cucina che pensiamo molto moderna, perché a differenza di tutte le cucine internazionali di qualche locale importante di Toronto, questa è una cucina che si basa sulla dieta mediterranea, quindi proprio la pancia del Mediterraneo che parla dentro Toronto, ed è una delle diete riconosciute dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, che fa più bene da mangiare. Dopo aver scoperto i segreti della cucina di Don Alfonso 1890 con lo chef Ernesto Iaccarino, abbiamo intervistato gli ideatori del progetto iniziale, ovvero Nick Di Donato, presidente di Liberty Entertainment Group, e sua moglie Nadia Di Donato, creative director e vice president. Siamo qui con Nick Di Donato, CEO di Liberty Entertainment Group e la persona, l'ideatore, colui che ha deciso di portare Don Alfonso qui a Toronto. Nick, com'è nata questa idea di portare un ristorante dalla costa amalfitana ad una metropoli così grande come quella di Toronto? For me it was a 4-year journey. I decided that I wanted to bring a Michelin style restaurant to Toronto to elevate the cuisine and culinary scene. And I called it my Michelin mission, and tried many restaurants around the world. But when I went to the Amalfi Coast and visited Don Alfonso 1890 and the Iaccarino family, it felt like home. And bringing Italian cuisine to Toronto in a different way was extraordinary to me. And I felt that in Toronto we have a certain perception of what Italian cuisine is. And it's quality of classic Italian food. Don Alfonso has that classic style, but has provided a modern element, which is what Italian cuisine is today. So we're introducing to Toronto what Italian cuisine is today in Italy. Siamo qui con Nadia, Vice President e anche il Creative Director di questo meraviglioso ristorante. Nadia, com'è stato complesso in qualche modo creare un design che racchiuda un po' lo spirito della cucina di Sorrento e la modernità di una metropoli come quella di Toronto? So what Don Alfonso did is take traditional Italian ingredients and modernize them in a very sophisticated translation of food, along with its presentation. As you've experienced, I'm sure yourself, the presentation is a work of art. So my challenge when designing was, how do I capture that philosophy, that concept, in its surroundings? So what I tried to do was maintain all of the classic
elements of the Rosewater. This is a early 1900s building, and the details are just phenomenal. Not seen pretty much in any building in the city, at least any other restaurant in the city. So what I did was marry the traditional with the modern, just as in the cuisine. Qui da Don Alfonso 1890 si può assaporare la cucina italiana, in particolar modo quella di Sorrento, con un piccolo tocco di alimenti e prodotti tipici dei nostri territori canadesi. Non mi resta che salutarvi adesso e buona serata a tutti. Buonasera, adesso voltiamo decisamente pagina. Parliamo dell'evento dell'Altra Italia del prossimo venerdì 23 novembre presso il cinema TIFF Bell Lightbox in centro a Toronto, all'angolo di King Street e Spadina. Proietteremo il film Quanto Basta di Francesco Falaschi. È una commedia che è incentrata su un talentuoso chef che fa la conoscenza di un giovane aspirante cuoco affetto dalla sindrome di Asperger. Ecco, vediamo alcune immagini. È stato arrestato due volte per percosse e lesioni aggravate. Tre stelle Michelin, è diventato celebre anni fa grazie al ristorante Il Melampo. Timo, maggiorana, pepe nero, cipolla. Ma li hai azzeccati tutti. Alla patente? Il foglio rosa. Sono ragazzi con sindrome di Asperger. Ditemi gli ingredienti che ho usato. Il pollo. È una zuppa di pesce. A me il pesce fa cagare. Di la verità, sei anche tu ai servizi sociali. No, guarda che qui l'unico criminale sei tu. Marione mi garantisce che sei uno a posto. Si tratta di un lavoro a tempo determinato. Determinato quanto? I ristoranti si aprono e si chiudono. Io voglio andare al concorso! Ci andrai al concorso e farai del tuo meglio, va bene? Però adesso apri sta porta. Partiamo mercoledì alle 15:30, d'accordo? Prima della proiezione di questo film faremo la presentazione di un reportage che ho realizzato in Africa e più precisamente in Costa d'Avorio. Ecco, alcune immagini che ci iniziano a raccontare una storia drammatica, ma che alla fine è anche piena di speranza. Ecco un piccolo assaggio di questo reportage. Mi chiamo Cambusi e Prosper. Sono della Costa d'Avorio. Vivo in un villaggio costruito in terra, in una casa fatta di fango e paglia. Sei anni fa mi sono ammalato. Ho sofferto molto. Quando camminavo per strada, le persone mi prendevano in giro. Mi guardavano in modo che io provavo tanta vergogna. Il reportage che proietteremo il 23 novembre al TIFF racconta quindi la storia di un ragazzo, Prosper, 17 anni. Il tumore gli aveva devastato il volto e lui era diventato un altro, irriconoscibile, al punto da essere emarginato dalla sua famiglia. Il ragazzo, grazie ad un'associazione benefica che si chiama Una Voce per Padre Pio, è approdato lo scorso anno all'ospedale Pascale di Napoli, con la speranza di uscire dal tunnel dopo aver vissuto mesi nascosto nella foresta del suo villaggio, in un capanno, da solo. A volte era curato con unguenti, ma soprattutto era ritenuto il frutto di una maledizione divina. Ecco, vediamo un altro spezzone di questo reportage che presenteremo venerdì 23. Prosper è affetto dal linfoma di Burkitt, un tumore aggressivo che gli ha deturpato il volto, coperto gli occhi tanto da farlo diventare cieco. Emarginato da tutti, lotta per anni contro le credenze tribali che lo ritengono portatore di malefici. È costretto a nascondersi nella foresta, vittima della malattia e vittima dell'abbandono. Poi la svolta, nel 2016, l'incontro con un'associazione umanitaria che ascolta la sua implorazione d'aiuto e lo prende in carico.
L'intero reportage sarà proiettato venerdì 23 novembre in occasione dell'appuntamento mensile dell'ICFF all'Altra Italia, nel Palazzo del Cinema del Toronto International Film Festival su King Street e Spadina. Saranno presenti a questa serata sia Enzo Palumbo, il presidente dell'associazione Una Voce per Padre Pio, sia Dolores Franco, una donna italo-canadese eccezionale che assieme a suo marito Mario Romano hanno preso a cuore la storia di Prosper, lo hanno seguito in questi mesi nel suo percorso di guarigione. Ecco, per maggiori informazioni su come partecipare alla serata vi prego di visitare il sito dell'Altra Italia oppure quello dell'ICFF, l'Italian Contemporary Film Festival. E per questa settimana è davvero tutto. Buon weekend e alla prossima!